Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il martedì 29 di giugno del 2021 e noi continuiamo sempre a leggere la parola di Dio. Da lunedì al venerdì, da mezzogiorno in poi, dal vivo, oppure quando vuoi e dove vuoi, leggendo sempre la parola del Signore. Allora, noi leggeremo sempre Prima Samuele, come noi stiamo leggendo, però durante questa giornata noi partiremo dal capitolo 14 di Prima Samuele, versetto 24, fino al capitolo 15, versetto 35, quindi fino alla fine di questo capitolo. Quindi Prima Samuele, capitolo 14, versetto 24. Parola del Signore. Gli uomini di Israele in quel giorno erano sfiniti, ma Saul fece fare al popolo questo giuramento: maledetto l'uomo che toccherà cibo prima di sera, prima che io mi sia vendicato dei miei nemici. Così nessuno del popolo toccò cibo. Poi tutto il popolo giunse a una foresta dove c'era del miele per terra. Quando il popolo entrò nella foresta, vide il miele che collava, ma nessuno si portò la mano alla bocca perché il popolo rispettava il giuramento. Ma Jonathan non aveva sentito quando suo padre aveva fatto giurare il popolo. Egli stese la punta del bastone che teneva in mano e la intinse nel miele che collava, portò la mano alla bocca e gli si rischiarò la vista. Uno del popolo, rivolgendosi a lui, gli disse: tuo padre ha espressamente fatto fare al popolo questo giuramento. Maledetto l'uomo che oggi toccherà cibo, sebbene il popolo sia estenuato. Allora Jonathan disse: mio padre ha creato un danno al popolo. Vedete come l'aver gustato un po' di questo miele mi ha rischiarato la vita. Ah, se oggi il popolo avesse mangiato a volontà del bottino che ha trovato presso i nemici, non si sarebbe forse fatto una più grande strage di Filistei? Essi dunque sconfissero quel giorno i Filistei a Michmas, ad Ayalon, e il popolo era estenuato e si gettò sul bottino. Prese pecore, bui e vitelli e li scannò sul suolo e li mangiò con il sangue. Questo fu riferito a Saul e gli fu detto: ecco, il popolo pecca contro il Signore. Mangiano la carne con il sangue. Egli disse: voi avete commesso un'infedeltà. Rotolate subito qua presso di me una gran pietra. Saul soggiunse: andate in mezzo al popolo e dite a ognuno di condurmi qua il suo bue e la sua pecora e di scannarli qui. Poi mangiate e non peccate contro il Signore mangiando la carne con il sangue. Quella notte ognuno del popolo condusse di propria mano il suo bue e lo scannò sulla pietra. Saul costruì un altare al Signore e questo fu il primo altare che egli costruì al Signore. Poi Saul disse: scendiamo a inseguire i Filistei nella notte. Saccheggiamoli fino alla mattina e facciamo in modo che non ne scampi nemmeno uno. Il popolo rispose: fa tutto quello che ti pare bene. Ma il sacerdote disse: avviciniamoci qui a Dio. Saul consultò Dio e disse: devo scendere a inseguire i Filistei? Li darai tu nelle mani di Israele? Ma questa volta Dio non gli diede nessuna risposta. Saul disse: accostatevi voi tutti i capi del popolo, esaminate e vedete in che consista il peccato commesso questo giorno. Infatti, come è vero che il Signore, il Salvatore di Israele, vive, anche il colpevole fosse mio figlio Jonathan, egli dovrà morire. Ma in tutto il popolo nessuno gli rispose. Allora egli disse a tutto Israele: mettetevi da un lato e io e mio figlio Jonathan staremo dall'altro. Il popolo disse a Saul: fa quello che ti pare bene. Saul disse al Signore: Dio di Israele, fa conoscere la verità. Jonathan e Saul furono designati dalla sorte e il popolo ne uscì salvo. Poi Saul disse:
tirate la sorte fra me e Jonathan, mio figlio. E Jonathan fu designato. Allora Saul disse a Jonathan, dimmi quello che hai fatto. Jonathan glielo confessò e disse, sì, io assaggiai un po' di miele con la punta del bastone che avevo in mano. Eccomi qui, morirò. Saul disse, mi tratti Dio con tutto il suo rigore, se non morirai, Jonathan. Ma il popolo disse a Saul, Jonathan, che ha compiuto questa grande liberazione in Israele, dovrebbe forse morire? Non sarà mai. Come è vero che il Signore vive, non cadrà in terra un capello del suo capo, poiché oggi egli ha operato con Dio. Così il popolo salvò Jonathan, che non fu messo a morte. Poi Saul smise di inseguire i Filistei e i Filistei se ne tornarono al loro paese. Quando Saul ebbe preso possesso del suo regno in Israele, mosse guerra a tutti i suoi nemici circostanti. A Moab, gli Ammoniti, a Edom, ai re di Soba e ai Filistei e dovunque si volgeva, vinceva. Mostrò il suo valore sconfiggendo gli Amalechiti e liberando Israele dalle mani degli oppressori. I figli di Saul erano Jonathan, Isvi, Malchisua e delle sue figlie. La maggiore si chiamava Merab e la minore Mical. Il nome della moglie di Saul era Ahinoam, figlia di Ahimaas, e il suo nome del capitano del suo esercito era Abner, figlio di Ner, zio di Saul. Kis, padre di Saul, e Ner, padre di Abner, erano figli di Abiel. Per tutto il tempo di Saul vi fu guerra accannita contro i Filistei. Perciò, appena Saul notava un uomo forte e valoroso, lo prendeva con sé. Noi leggeremo ora a partire dal capitolo 15, tutto questo capitolo dal versetto 1 naturalmente. Samuele disse a Saul, il Signore mandò per me di ungerti un re del suo popolo di Israele. Ascolta dunque quello che ti dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti. Io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando gli si oppose nel viaggio mentre saliva dall'Egitto. Ora vai, sconfiggi Amalek. Vota lo sterminio tutto ciò che gli appartiene. Non lo risparmiare, ma uccide uomini e donne, bambini e lattante, bue, pecore, cammelli e asini. Saul dunque convocò il popolo e ne fece la rassegna a Telaim. Erano 200.000. Fanti e 10.000 uomini di Giuda. Saul giunse alla città di Amalek, pose un'imboscata nella valle e disse ai Chinei, andatevene, ritiratevi, allontanatevi dagli Amalechiti, perché io non vi distrugga insieme a loro. Infatti, voi vi comportaste amichevolmente verso tutti i figli di Israele quando salirono dall'Egitto. Così i Chinei si ritirarono dagli Amalechiti. Saul sconfisse gli Amalechiti da Avila fino a Sur, che sta di fronte all'Egitto. Prese vivo Agag, re degli Amalechiti, e votò allo sterminio tutto il popolo passando a filo di spada. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore, dei bue, gli animali, della seconda figliatura, gli agnelli e tutto quel che era di buono. Non vollero voltarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio ogni cosa senza valore e inutile. Allora la parola del Signore fu rivolta a Samuele dicendo, io mi pento di aver ristabilito Saul re, perché si è allontanato da me e non mi ha eseguito i miei ordini. Samuele ne fu ritirato e gridò al Signore tutta la notte. Poi si alzò la mattina di buon'ora e andò a incontrare Saul. Ma vennero a dire a Samuele, Saul è andato a Carmel e là si è fatto un monumento. Poi se ne è ritornato e passando da un'altra parte, sceso a Gilgal. Samuele andò da Saul e Saul gli disse, il Signore ti benedica. Ho eseguito l'ordine del Signore. Samuele disse, che cos'è dunque questo belar di pecore mi giunge agli orecchi e questo mugire di bue che sento? Saul rispose, sono bestie condotte dal paese degli Amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei bue per farne dei sacrifici al Signore. Al
tuo Dio, il resto però l'abbiano votato allo sterminio. Allora Samuele disse a Saul, basta, io ti annunzierò quel che il Signore mi ha detto stanotte. Saul gli disse, parla. Samuele disse, non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo delle tribù di Israele? Il Signore ti ha unto re di Israele? Il Signore ti aveva affidato una missione dicendo, va, vota lo sterminio quei peccatori degli Amalechite e fa loro guerra finché siano sterminati. Perché dunque non hai ubbidito alla voce del Signore? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi del Signore? Saul disse a Samuele, ma io ho ubbidito alla voce del Signore, ho compiuto la missione che il Signore mi aveva affidata, ho condotto qui Agag, re di Amalek, e ho votato lo sterminio gli Amalechiti. Ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei bue come primizie di ciò che doveva essere sterminato per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio, a Gilgal. Samuele disse, il Signore gradisce forse l'olocausto e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No. L'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici, poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche egli ti ha rigettata come re. Allora Saul disse a Samuele, ho peccato, perché ho trasgredito il comandamento del Signore e le tue parole, perché ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Ti prego dunque, perdona il mio peccato, ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore. Ma Samuele disse, non ritornerò con te, poiché hai rigettato la parola del Signore e il Signore ha rigettato te, perché tu non regni più sopra Israele. Come Samuele si voltava per andarsene, Saulo prese per il lembo del mantello che si strappò. Allora Samuele gli disse, il Signore strappa oggi di dosso a te il regno di Israele e lo dà a un altro migliore di te. Colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà. Egli infatti non è un uomo perché debba pentirsi. Allora Saul disse, ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo e in presenza di Israele, ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore, al tuo Dio. Samuele dunque si ritornò seguendo Saul e Saul si prostrò davanti al Signore. Poi Samuele disse, conducetemi qui a Agag, re degli Amalechiti. Agag andò da lui fiducioso pensando, certo, l'amarezza della morte è passata. Samuele gli disse, come la tua spada ha privato le donne di figli, così la tua madre sarà privata di figli fra le donne. E Samuele fece squartare Agag in presenza del Signore a Gilgal. Poi Samuele andò a Rama e Saul salì a casa sua, a Gibea di Saul. Samuele finché visse non andò più a vedere Saul, perché Samuele faceva cordoglio per Saul e il Signore si pentiva di aver fatto Saul re di Israele. Parola del nostro Signore. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a vedere la storia della monarchia in Israele. Il primo re, ahimè, non era andato bene perché quell'uomo non aveva dato ascolto a Dio, alle sue parole, non aveva messo in pratica i comandamenti di Dio, non aveva ubbidito alla voce del Signore. E tu segui, ascolti, metti in pratica la parola di Dio, leggiamo la Bibbia insieme. Io ti aspetto domani perché noi possiamo leggere la parola. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio, augurandomi che domani noi possiamo continuare a leggere la parola del nostro Signore. Dio ti benedica fortemente nel nome di Gesù.